come mi piace dire parlando con i miei insegnanti, parlando con gli studenti, con i genitori, una scuola che ha come oggetto il far da mangiare, l'offrire il cibo e l'ospitalità, è una scuola che diciamo, affronta quella cultura che è la base della relazione umana e dell'ospitalità umana. Il corso scolastico è strutturato in due fasi primariamente, e quindi la prima fase, i primi due anni, abbiamo un'infarinatura generale di quelle che sono le basi della cucina. Come scuola ovviamente siamo molto legati al territorio e il menù sono giustamente sono dei menù che si collegano ai prodotti territoriali. La scuola alberghiera, che apparentemente è una scuola professionale, in realtà è una scuola tecnica di alto livello, di alto profilo, tanto è vero che il diploma che rilascia è un diploma di tecnico della ristorazione e del ricevimento alberghiero, ed è una scuola con una grande spessore culturale oltre che professionale specifico. I nostri allievi sono tornati qualche giorno fa da un'esperienza di stage che è durata ben un mese nelle nostre aziende, laddove tra l'altro abbiamo fortunatamente riscontrato un buon successo, direi, e questo naturalmente adesso viene confermato da quello che effettivamente viene prodotto anche nei laboratori.